Ragazzi, 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 Chris Froome cosa ha fatto? Oggi abbiamo assistito a una pagina epica di ciclismo, una pagina storica del ciclismo e del Giro d'Italia. Come vedete nel titolo, il titolo di solito io nei video del Giro metto la tappa, eccetera, 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 che tappa è, che numero è. Qui non c'è nulla da dire, qui non c'è nulla da dire, c'è solo da dire quello che ho scritto, cioè Froome si epico Froome, punto. Cioè si prende il giro perché qua lui si è preso la maglia rosa sul colle delle ginestre, non è che ci ha provato, qua ha fatto un'azione di forza devastante, devastante. Cioè, eppure bisogna fare i complimenti a Dumoulin che si è fermato a 3:21, che è secondo, è ancora in gioco per la maglia rosa, però adesso è difficile, è a 37 secondi, ma è difficile perché questo Froome è devastante, ha zittito tutti, tutti quelli che già non hai visto, adesso che è sotto lì, sotto l'occhio di ingrandimento della lente del doping, non si vedrai, si terrà buono, il giro farà fatica. Oggi ha dato una lezione di ciclismo, ragazzi. Questo ha preso, se n'è andato, ha staccato, io non ho visto adesso, Yates non so se è arrivato a 20 minuti, Yates ha preso una legnata allucinante, ha perso il giro. Yates sarà un grandissimo corridore, ma io non mi aspettavo un crollo del genere oggi. Diventerà un fenomeno, ma ancora non ha. Non si è, non è riuscito. Io probabilmente su Yates io ho dato troppa, come posso dire, troppa certezza della maturità di Yates, cosa che ancora un po' manca. Froome invece è stato gigantesco. Dopo 2 giorni, che i primi due dove ha avuto 3 cadute e sembrava tagliato fuori, vince 2 tappe, questa epica, questa epica. È andato a vincere sullo Zoncolan, è andato a vincere oggi. Oggi vincere questa al Colle delle Ginestre, come l'ha fatto, ha fatto la storia del Giro d'Italia. Quindi si sta meritando questo giro, non è ancora finita, ma mancherà veramente poco. Probabilmente Froome vincerà il Giro d'Italia e se lo sta meritando tutto. Bisognerebbe chiedere scusa a Froome. Comunque, qualunque sia la sentenza, ha dimostrato di essere un grandissimo corridore. Complimenti a Froome, non mi esprimo sugli italiani. L'unico che ha provato qualcosa è Domenico Pozzovivo, tanto di cappello, ma questo Froome è irraggiungibile. Pozzovivo ancora rimane in gioco, però, ovviamente, per il terzo posto non è ancora detta l'ultima. Crolla Yates, ma con questo Froome, ragazzi, c'era veramente poco da fare. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video del Giro d'Italia che tra poco finirà, e quindi vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!